E infine il vicepresidente nazionale di FIAIP, Giuliano Olivati. Eccolo qua. Ciao Giuliano, eri in prima fila, non ti vedevo. Allora, io ho voluto sia te che Rudy come opinionisti. Questo tavolo, siete d'accordo, è una figata, ho imparato tantissimo. Fatene di più perché veramente apre orizzonti. Grazie, grazie davvero a tutti. Giuliano, tu sei famoso per un utilizzo di social. Sei stato uno dei primi a utilizzare Twitter e lo utilizzi tantissimo. Adesso ci spieghi un attimino la carica nuova che hai preso anche in FIAIP come vicepresidente nazionale. Sì. Ma volevo sapere da te, più che altro, se secondo te c'è bisogno di una sorta di piano Marshall per creare una standardizzazione, delle linee guida per l'utilizzo, ad esempio, dei social o della tecnologia in generale per gli agenti immobiliari. Ma direi questo, che linee guida secondo me no, in quanto io ho cominciato a usare i social fregandomene altamente dei famosi manuali dei guru che ti insegnano come usare i social. Tra l'altro non c'è un guru che la pensi come un altro, quindi evidentemente si possono usare in tanti modi. Un social come Twitter si può usare, lo usano i bimbo minchia per cazzeggiare, adesso magari sono passati a Snapchat oppure a un uso spasmodico e ossessivo dei gruppi di WhatsApp. Lo usano gli agenti immobiliari per promuovere i loro immobili. Lo usano gli intellettuali per litigare tra di loro, lo usano i politici per le campagne di fake news, cioè si può usare in tantissimi modi. Penso che ognuno debba trovare il suo. Quello che volevo dire, però volevo un attimo inserirmi nel discorso. Certo. Cioè, noi agenti immobiliari siamo assolutamente positivamente disposti all'uso dell'intelligenza artificiale, se si intende come uno strumento che facilita e amplifica il famoso incontro, incrocio tra domanda e offerta. No? Non c'è però in Italia oggettivamente questa offerta, è stato anche detto, quindi noi potremmo ribaltare ai nostri fornitori, perché questo tavolo ci sono molti nostri fornitori, dicendo forniteceli, non c'è problema. Sappiamo che invece li useremo, li pagheremo il giusto, per carità, poi c'è un mercato, si stabiliranno dei prezzi e noi li useremo, perché, come diceva qualcun altro, poi alla fine nella gestione della relazione, quella che appunto si può chiamare mediazione o gestione della relazione, che ha la sua base giustamente all'empatia, non c'è intelligenza artificiale che lo possa fare, sinceramente. Quando noi dobbiamo gestire una fraterna di 5 fratelli che litigano tra di loro e poi si mettono a litigare col potenziale acquirente, che magari sono anche marito e moglie, o magari sono più persone, hai voglia intelligenza artificiale? Cioè non si combina assolutamente niente, bisogna sedersi allo stesso tavolo e guardarsi in faccia, e questo lo può fare soltanto un agente immobiliare, ovviamente se è bravo e preparato. I portali, perché sì, quel video di Simon Baker me lo sono guardato anch'io, in realtà è un po' un campanello d'allarme per i portali, non parliamo dei portali italiani ovviamente, anche per cortesia insomma, ma dei portali americani, perché i portali americani hanno capito che c'è un qualcosa che Facebook e Google possono fare e loro, oibò, non possono fare per ora, cioè profilare il cliente, perché con tutta la mole di dati che noi diamo gratuitamente a Facebook e Google per metterci un pochettino in mostra nel caso di Facebook o per utilizzare gli strumenti di Google, siamo arrivati al punto che Google vende degli strumenti per cui, e non è una battuta quella che sto per dire, mandano alle donne la pubblicità dei pannolini prima che restino incinte. È successo, ci sono dei casi di scuola. Perché? Perché monitorando la navigazione, le richieste, vedendo che stanno, non so, andando a vedere qualcosa o sui centri di fertilità o sulle camerette per bambini, eccetera, eccetera, loro dicono, beh, allora vuol dire che questa signora sta pensando ad avere un bambino. Cominciamo, no, a portarci avanti. Facebook ha un algoritmo nella versione americana, questo lo dice sempre l'ottimo Simon Baker, che tra l'altro viene dalla famiglia Rea, da cui c'è stato lo spin-off di casa.it, no? Per cui Simon Baker dice nel Facebook americano, ma presto arriverà nel Facebook di tutto il mondo,
nella profilazione della pubblicità dei Facebook Ads c'è un diciamo comportamento, sapete che si può scegliere il cliente a cui far vedere il proprio annuncio in base al comportamento, che è likely to move, cioè è probabile che traslochi, sta per traslocare, sta per cambiare casa. Ora sappiamo che gli americani cambiano casa, lavoro, coniuge, no, con maggior frequenza, però ecco. Allora io dico, se ci viene fornito uno strumento del genere, che magari purtroppo i portali non ci sanno dare, ma ce lo sa dare qualcun altro, perché no? Perché io penso che i portali siano uno strumento per gli agenti immobiliari, magari per i portali sono gli agenti immobiliari uno strumento per il loro fatturato, è un gioco delle parti, ci sta bene. Però a noi, che ce frega dei portali, scusate, a noi interessa che qualcuno ci fornisca questi strumenti per poterli usare al meglio. In Fipe, per carità, adesso non voglio fare uno scoop, certo, però non noi, perché non abbiamo in Piazzale Flaminia a Roma, nelle cantine, i laboratori con gli gnomi dentro, giusto Giambattista? Vedo qui il mio presidente nazionale, o se ce li abbiamo non lo diciamo, insomma. Però in Fipe, appoggiandoci a delle società, ovviamente milanesi, perché qui è tutto milanese in questo settore, stiamo lavorando a dei modelli predittivi che ci consentano di intercettare i desideri del cliente, no? Le istanze nascoste, perché no, anche attraverso lo studio, i famosi big data di cui tutti si riempiono la bocca, lo studio della navigazione, la profilazione del cliente, per riuscire a capire anche le sue esigenze nascoste e riuscire a prevenirle. Sono parole, poi vediamo in concreto che cosa questi nostri fornitori ci possono fare come proposte, vediamo eventualmente come pacchettizzarlo ai nostri associati Fipe come strumento, che ovviamente avrà un prezzo, perché qui capite che quando c'è questa sofisticazione nella gestione del cliente nulla è gratuito, ovviamente, e vediamo se si riesce a fare qualcosa di buono. Però io direi, questa benedetta intelligenza artificiale, fornitecela invece di dire che non siamo capaci di usarla. Forse siete voi che non siete ancora capaci di fornircela, e quando la fornite noi la useremo. Stessa cosa che è successa per i famosi social network, che ormai sono la preistoria, sono una cosa vecchia, una cosa antica, li uso persino io, che ho una certa, come si suol dire, e vabbè, forniteceli e noi li useremo, che problema c'è? Non vedo qui da una parte i professori e dall'altra noi che poverini facciamo gli appuntamenti di vendita sotto la pioggia, andiamo a suonare i campanelli che dobbiamo imparare perché abbiamo un gap. Dico esattamente l'opposto, noi siamo in grado di usare a beneficio della transazione qualsiasi strumento, sfidiamo voi a fornirceli. Grazie. Grazie mille. Bravo, ti sei piaciuto Giuliano, molto molto bravo.